nell'antistadio del Marcantonio Bentegodi in Verona. Due Marcantoni, Marcantonio, due Marcantoni, ecco, quanta però qualità. Ce n'è uno più importante nel post partita di Hellas Verona Roma per Baracca 24 itinerante, stavolta in trasferta. Non è, però è Pierluigi Pardo, ciao. Apprezzatissimo. Nonché un qualcosa, nonché mattatore. Ci raccontiamo di questo. Pierluigi, Roma che vince in trasferta dal 27 ottobre, mancava questa vittoria, una ennesima risposta importante in partita complicata poi. Sì. Cioè, vale oro quanto pesa proprio in virtù di quanto è diventata complicata questa sfida. Assolutamente, per me è la migliore Roma della stagione per tutte le partite. Una squadra che è tornata praticamente a non subire tiri in porta, il che è molto importante, che stasera, oggi, che è pomeriggio, sono ancora presente a me stesso, è scesa in campo con l'atteggiamento della grande squadra, e secondo me il fatto che abbia subito il gol dell'1-1 è stato un ulteriore test, cioè ha aumentato il livello di difficoltà della partita, perché due volte hai dovuto scardinare questa difesa dell'Hellas, che era comunque molto basso, giustamente faceva la partita di attesa e di ripartenza. Quindi secondo me questa è la cosa migliore. Sembra eccezionalmente serio oggi pomeriggio, una vittoria molto importante. Adesso la domanda della settimana sarà: è più 6 o meno 6? Perché la Roma si è collocata lì. Per me è più 6. È più 6, sì. Volevi che dicessi meno 6? Io ho queste opinioni, ma se non vi piacciono, ho delle altre opinioni. La cosa algebrica del no, più secondo me, meno, secondo me il campionato la Roma deve viverlo in funzione di un secondo posto, che già sarebbe un risultato straordinario. Certo, è chiaro che insomma manca tanto. La Juve aveva mostrato qualche scricchiolio anche nelle partite precedenti, a Cagliari soprattutto, ma anche in casa con la Samp aveva vinte, con la Lazio ha faticato, anche se comunque ha avuto una reazione che le ha consentito di pareggiare. La Roma deve pensare a se stessa. A me, ti dico, quello che mi impressiona è veramente l'atteggiamento della squadra, che scende in campo con questa belli piantati, solidi, con questo centrocampo granitico. Anche se oggi non tutti sono andati sopra prestazione, no? C'è qualcuno magari un po' allatitato, però era fondamentale portare a casa questi tre punti anche per quel motivo. Pierluigi, arriviamo poi per chiudere al mercato, perché saranno comunque dei giorni importanti, qualcosina di significativo può ancora accadere. C'è un episodio, quello del calcio di rigore poi trasformato da Totti, presunto fallo su Torosinski, che ha fatto discutere anche troppo per la portata di quelle che sono state le polemiche. Ci dici la tua ancora più o meno a caldo? C'è anche un discreto, esatto, arbitro dietro, quello salutiamo, che potrebbe anche testimoniare. No, per me non era rigore, il tentativo è quello di raggiungere il pallone, che viene preso, non benissimo, però lo tocca e cambia anche direzione, però è fatto bene a sottolineare tutto, che poi alla fine è un episodio che arriva all'82esimo di una partita che la Roma stava controllando. Poi nella storia della Roma sappiamo che c'è di tutto, sì, manca mezzo secolo, poteva tranquillamente arrivare i favori per andare più o meno. No, adesso al di là dei favori degli sfavori, è chiaro che fino a quando sai con un solo gol di vantaggio, certo, puoi rischi qualcosa, però insomma chiaramente non è un rigore decisivo, nel senso che non cambia il senso di una partita che la Roma stava a quel punto controllando con grande tranquillità. Pierluigi, l'ultima, prima di ringraziarti, cosa ti aspetti ancora dal mercato? È partito Burdisso insieme a Bradley e a Borriello, la Roma ha fatto tanto anche in entrata, a questo punto però serve prioritario l'ingaggio di un difensore, sì, centrale che magari possa fare l'esterno o di un esterno che possa fare il centrale. Mi aspetto solo quello, perché onestamente con il rientro di destro, la partenza di Borriello era una partenza di un giocatore che era veramente diventato una terza linea, mentre Burdisso era la prima alternativa alla coppia d'oro, quindi assolutamente mi aspetto un giocatore, chiaro, no, insomma, da quello che ho capito è chiaro che si cercherà l'occasione e comunque si vogliono prendere giocatori che eventualmente in prospettiva possono rappresentare qualcosa, non si va sul mercato per prendere pur di prendere, però io penso che soprattutto ingolositi da questo meno 6, insomma, sarebbe veramente imperdonabile non trovare una soluzione ponte per un giocatore di esperienza che, qualora uno fra Benatia e Cassano avesse dei problemi, possa giocare. E allora, prima che ci chiudano dentro, siccome non capita spesso di avere a disposizione uno straordinario showman come, sì, Luigi Pardo, che ormai è un mattatore assoluto, impazzito, in campo e fuori, incredibile, lascio... subito, esatto, nella grafica di Giovalli, ecco, la Bersani, lascio a te il compito di salutare le nostre amiche. Salutiamo gli amici da Roma 24 che insomma ci seguono, ecco, speriamo che seguiteci, che non ci dentro, sì, e non gonfiateci le botte, cioè seguiteci, ma insomma con alla prossima, grande
virile, bonomia. Stretta di bonomia. Era di anni che non sentivo bonomia. Ciao. Sembra che